Nel mondo dello spettacolo siamo abituati ad avere delle meteore, poi ci sono i mostri sacri, ne abbiamo uno qui a Sant'Egidio alla Vibrata in occasione della prima sagra del contadino, Albano Carrisi, che ha raggiunto l'Abruzzo, grazie intanto di essere qui. Gli organizzatori della sagra del contadino hanno pensato bene di chiamare un vero contadino che canta e sono onorato di stare qui. Semplicemente perché so di stare in mezzo a degli amici, so di parlare un linguaggio che capiscono e soprattutto parlare lo stesso tipo di linguaggio. Il canto d'amore con Felicità ci sarà, tanti brani che hanno raccontato un pezzo dell'Italia che è stata, l'Italia degli anni Ottanta. Io da artista mi auguro che ne nascano altri 4-5 di quel genere lì, perché è un evergreen e appena partono le prime note in qualsiasi parte del mondo succede il finimondo dalle prime note, e ancora oggi, dopo sono già 34 anni che esiste questa canzone Felicità, ancora oggi fa lo stesso effetto come ieri, come l'altro ieri, come 30 anni fa. È fantastico e ripeto, in tutte le parti del mondo. Lei è ambasciatore della musica italiana, quindi porterà l'Italia nel cuore, soprattutto nel bel canto, quello firmato Albano Carrisi. Quello che faccio da 50 anni di carriera, dove buona parte del mio tempo l'ho speso all'estero.